Questa è Palermo. Questo è Ballarò, il mercato più antico della città e anche uno dei più famosi al mondo. Ogni anno qui sfilano centinaia di migliaia di turisti, ma nei vicoli c'è tutt'altro mercato. Dietro ai banchi, sotto gli occhi curiosi dei turisti, questa è la più grande piazza di spaccio a cielo aperto di tutta la Sicilia. Qui si vende il crack. Cioè, questi quanti sono? 10 euro? Sì. Una fumata? Due? Allora, intanto io conosco tutti i fatti, tutti i carabinieri. Tu ti nascondi, le fumate qui nell'anello. Esatto. Lei è Angela, della vita di strada qui a Ballarò. La conosce bene. Allora, ti spiego. Questa è diventata la nostra galera. E la nostra salvezza sarà la galera proprio. C'è il crack, io non sapevo che esistesse e non sapevo che grazie a tutta questa dipendenza. Io sto facendo soffrire la mia famiglia. Da quanto che torni a casa? Abbiamo purtroppo questi due mondi paralleli che convivono fra loro, da un lato insomma, il lato bello della città, il lato turistico, dall'altro il lato più oscuro dell'emergenza e della morte legata appunto alla diffusione del crack. Secondo i dati investigativi in nostro possesso, noi registriamo un'emergenza paragonabile a quella dell'eroina degli anni 80. Purtroppo il crack a Palermo dilaga ed è gestito dalle famiglie malavitose. Il consumo lo registriamo anche a 10-12 anni. Abbiamo ragazzini che iniziano a fumare il crack. Abbiamo genitori che vengono qui disperati, perché per un genitore denunciare un figlio è un gesto fortissimo. Mio figlio ha iniziato vasto. 16-17 anni. Noi siamo sempre in allarme con Lorenzo, per cui appena esce molto poco da casa, entriamo subito nella sua stanza, andiamo a perquisire tutto e troviamo la bottiglietta di plastica col buco e la stagnola sopra. Il crack. Il crack. E lì finiscono le famiglie e tutti i gioielli, il denaro che trovava in giro, poi è passato alle argenterie del salone, vassoi, ha venduto tutto. C'è stata qualche aggressione a mia moglie, aggressioni della serie con una penna piantata in gola, dammi i soldi se no ti ammazzo. Io ho rischiato di ucciderlo, mio figlio. Sapevi più. Io ho preso un bastone di ferro e ho detto io ti ammazzo. Mi ha fermato mia moglie e ringrazio Dio perché, figuriamoci, siamo assolutamente devastati. Lei è Romina e nonostante i tentativi della mamma di riportarla a casa, lei continua a vivere in strada, accanto alla piazza di spaccio. E perché non torniamo da tua mamma, sciacca? A fare? La mamma viene domani. Viene qui domani? E tornate insieme? Perché no? Non c'è motivo per ora. Ma torni per strada, amore mio. Perché non convinciamo tua mamma a riportarti a casa? Mia mamma le vuole portare a casa. E vai? Che aspetti? E non le zozzoni qua, dormi sempre per strada, la gente è cattiva. Lo sappiamo, no? Meglio sta sciacca che qui a Ballarò, scusami, in mezzo alla strada. Ma magari in caso una soluzione, qualche bingo, qualche cosa per partire. Da andare dove? Te ne vorresti andare? Certo. Dove? Un'unica travaglio. Dove c'è il lavoro? Prima però ti devi dare una sistemata, perché la strada, come vedi, ti ha fatto dimagrire, ti ha lasciato un po' provata. A volte Romina, quando non rimedia i soldi, diventa nervosa. Oh, mi date qualcosa, come lavorate? Sto con Nino. Sta con Nino, Nino è soldi. Ma non c'è, ma no, poveraccio, ma perché devi levare i soldi a Nino? Nino, viene qua a dare una mano. Ma scusa. Che mano è? Ancora, pure dipende, che dobbiamo fare? Vabbè, Romì, noi ci andiamo da qua, abbi pazienza, scusaci. Raga, occhio, piatta di troppo.
Lei è molto incattivita in questi ultimi tempi. Ma con chi? Col mondo? Col mondo, perché fa una vita di merda, guarda. Lui è Nino, un ex insegnante. Da anni perlustra questi vicoli, alla ricerca di ragazzi perduti. Tu sei l'estensione dei genitori, esatto, qua. In qualche quelli maniera. Ti chiamano disperati. Sì, esatto. E ti dicono, Nino, non hai visto mia figlia? Esatto. E tu la vai a cercare. Io la vado a cercare. Anche io sono genitore, quindi... Vabbè. Solo vaffanculo mi sa dire, però. Crack. Provocano nei ragazzi un cambiamento. Sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sono disposti a fare qualunque cosa, a picchiare i genitori, a rubare a casa, a prostituirsi per qualsiasi somma. Mentre accompagniamo Nino, incontriamo di nuovo Angelo. Come stai? Come va? Come è molto meglio. La stagnola a mano. Mua. Ciao, ciao. Ragazzi, no, Oh! Non le tirate le bottiglie, eh? No, è stata lei, vabbè, lo sappiamo. Ciao, ciao. Non l'hai più visto? Sì, sua madre c'è. Certo, questa mattina io ero perché palle tua e sua mamma, va. Ma chi per sua madre sta morendo? Questa cosa. Vedi, ti assicuro. Ma tu i tuoi bambini con chi stai? Cazzo. Eh? Ora di no, veramente, vuoi veramente che io quando tu spunti io me ne vado? No, assolutamente. Allora, la mente privata no. No, va bene, d'accordo. Angela! Questa è rovistare tra la monnezza. Passo le notti interi senza sonno. Pigrizzito, io contemplando. Tu sei una buona persona. La si parla che è. Cioè sono tutti macellari. È stato degradato. Ma allora è stato degradato. Dico, non è che si sa come si fa il gioco. Ora si è esagerato con il cane. Cioè, ogni angolo c'è uno spacciatore. Per esempio, per lui, e me lo porto. Allora dico, proprio un bel pezzo, perché mi faccio tutta la frigante, tutta la pagattina. Ma certo, quello che vuole. Lo faccio fumare. Lui da quella volta in poi è rovinato. Perché lo faccio fumare tanto così, tanto che diventa molto soffio. Sono una merda per fare. E lo fanno? Sì, certo. Lo fanno e lo fanno. Come no? Quando la vita mia finisce e morì. Oh, è pane, pane a lei! È pane a lei! Lei è Luna, è nata e cresciuta a Ballarò. Il crack l'ha incontrato quando aveva appena 13 anni. Prima ne andavo fiera delle esperienze che ho fatto, adesso... Ti vergogni? Sì, questa è tutta un'altra storia. Luna si sta lasciando alle spalle la dipendenza. Adesso lavora al mercato, a due passi da dove si vende e si fuma crack. Appena mi vedono mi riconoscono subito a dire ah, ma questa ragazza è quella che stava in mezzo alla strada con tutti i drogati. Purtroppo non glielo posso negare. Ma ero ancora piccola, ciao. Io adesso che ho 20-21 anni sto metabolizzando tantissime cose di quello che ho fatto e che non ho fatto. Facevo qua sotto casa e là c'è il mio portone e pensavi che tuo fratello o tua madre stesse uscendo di casa e ti batteva il cuore a mille ma non sapevi se tornare o restare. È brutta la sensazione, però adesso ho anche questi bambini di fronte a casa che stanno da me. Ciao, queste belle bimbe, che fate? Romina, quanto t'ho cercato! Com'è andata con tua mamma? A posto, no, a fine settembre voglio tornare a casa, non me lo faccio un altro mese qua. Ci vai però a certo casa? Certo che ci vado, ho avuto già tre polmoniti, alla prossima sto giù ma la guaglio.
Perché tu quanti inverni so che dormi in strada? 3 anni. Questo è il terzo anno? Sì, il quarto inverno sarebbe vero. Questo sarebbe il quarto inverno, sì, che passi per, sì, strada? Sì. Quindi se arriva il primo inverno, quanti anni avevi quando sei stata, quando sei andata per strada? 19. 19 anni? Sì. No, 18. 18. E che... giornaliste. Vabbè, niente fanno. No, si parla di... parlo con Romina. Quanti anni hai, come mai ti droghi, queste cose così. Altrimenti non potete cambiare posto. Ma io la capo in eroide. No, non potete stare. Perché? Che ti disturbiamo? Disturbata. E che facciamo? E non gli va di essere... E non la riprendiamo, figura. Amore, se le riprendete io vi spacco tutto. Ci spacca tutto. Amore, dai, c'è. Vabbè, no. Ciao, Romina. Mi raccomando. L'impatto più devastante il crack lo ha avuto sulle giovani generazioni, ragazzi e ragazze adolescenti. Alcuni ne sono usciti, ma altri non ce l'hanno fatta. I pomeriggi che io stavo con lui qui e noi mettevamo queste cassette e ballavamo tutto il tempo insieme. Iniziato con l'ingresso al liceo, ma la situazione si è aggravata estremamente negli ultimi 2 anni, a una velocità veramente indescrivibile e inarrestabile soprattutto. Non era più Giulio, era sofferente, non sapeva più apprezzare le cose belle della vita. A 17 anni? Sì. Spero un giorno me fra qualcosa cambierà. Scappiamo via da qua, lontani da sta città. Rendendomi conto della gravità della situazione, ma non conoscevo le dinamiche del crack, avrei dovuto abbandonare tutto, il lavoro, e sarei riuscito a salvarlo. Ci sarei riuscito. Questo rimpianto qua, vivi? Sì. Cos'è che ti manca? Mi manca di più di abbracciarlo, di poterlo acchiappare, stringere e non lasciarlo andare più via, perché forse se l'avessi fatto ci sarei riuscito. Quella sera abbiamo cenato insieme, io ho visto che lui aveva fatto qualcosa, perché era strano, perché chiudeva gli occhi e abbassava la testa lentamente. Io ero arrabbiatissimo perché avevo capito che lui aveva fatto qualcosa. Poi lui a un certo punto è venuto ai piedi del letto e mi ha detto: ciao papà, ti voglio salutare, ci vediamo domani. Alle 6 mi sono alzato e l'ho trovato deceduto accanto al suo letto. Dentro di me dicevo: no, non è possibile, non è possibile che mi ha fregato così, non ci posso credere, non è possibile, non è possibile. Ma ho visto che non aveva più la luce negli occhi, non ho potuto fare altro che prendergli la testa e baciargli più volte la fronte e bagnargli con le lacrime il viso e il pavimento. E poi io ho chiuso gli occhi e Giulio è volato via. Ora mi chiedo, da padre a padre, se chi vende questa morte a questi ragazzi avrebbe il coraggio di guardarmi negli occhi e parlarmi. Credo proprio di no.